vedremo che cosa ne verrà fuori, sentiremo domani le audizioni anche dei procuratori che hanno chiesto di essere auditi dalla Commissione Antimafia. Io penso che sia francamente gravissimo che in Italia ci siano funzionari dello Stato che hanno passato il loro tempo a violare la legge facendo delle verifiche su cittadini comuni e non a loro piacimento, per poi passare queste informazioni alla stampa e particolarmente ad alcuni esponenti della stampa, perché voglio dire, utilizzare così le banche dati pubbliche non c'entra niente con la libertà.